Generation Italy. Oggi parleremo di razzi. Come si fa un razzo? Principalmente io uso un kit già pronto per fare razzi core burner, quindi con la spina che arriva quasi alla fine del razzo, da 15 mm. Di spessore per un'altezza di circa 15 cm, 15/16. Questo è il kit completo, con le varie tacche. Bene, cosa ci serve per fare un razzo? Principalmente ci serve un bel tubo. Un tubo spesso, duro. Questo è stato fatto da me, artigianale, non comprato. Un tubo, che ovviamente sarà il corpo del motore del razzo. Ok? Altra cosa fondamentale per fare un razzo, ovviamente, è la bentonite. La bentonite non è altro che la sabbietta per i gatti, insomma quella non profumata, 100% bentonite. La bentonite va pressata direttamente all'interno del tubo, ancora granulata. Non c'è bisogno di sbriciolarla, in quanto è un agglomerante, quindi una volta pressata diventerà dura e compatta. Questi sono altri kit molto artigianali con cui faccio i miei razzi. Principalmente questi sono per razzi Winston. La spina infatti è molto più corta, anche perché il razzo sarà molto più corto. Eccoli qua. Questo si può adattare alla lunghezza voluta, o più o meno. Bene. Cos'altro ci serve per fare un razzo? In questo caso core burner. Ci serve ovviamente nitrato di potassio. Nitrato di potassio o sal nitro. Va benissimo quello che si compra nei negozi che vendono fertilizzanti, insomma, giusto per capirci. Molto importante, il carbone. Questo provveduto già ho fatto fino io con una semplice macchina per fare il caffè. Quindi è diventato molto impalpabile. Poi, alla fine, zolfo. Lo zolfo deve essere ovviamente puro. Un zolfo possibilmente 99%, ma va benissimo anche quello di normale pre-campagna, ad esempio al 93%. Una volta mischiato tramite il mio bull miller, misceleremo tramite la percentuale che ci serve. Ad esempio per i razzi core burner ci servirà un 60-30-10. Non il 75-15-10. 75-15-10 va bene per i razzi end burner, cioè quelli con la spina corta, tipo questi. Questa qui è la polvere dopo 4 ore di mulino. Bene, andiamo alla preparazione. Essendo un canale di pirotecnica artigianale, ovviamente, vi presento il mio martello artigianale. Ottimo per fare razzi. Con l'ingomma sì, è buono, però ammortizza troppi colpi, facendo sì che la polvere non si pressi bene e a dovere. Quindi, ciò che ci serve per adesso è il nostro tubo di carta e il nostro kit per fare razzi. La bentonite e la polvere da sparo. Ricordiamo 60, 30, 10 per core burner. Prima cosa da fare. Comprate questi, sono utilissimi. È la cosa migliore. Iniziamo mettendo la bentonite. Ovviamente aiutate via che tramite un imbuto. Quindi, prima cosa mettete la bentonite,
Così creiamo il motore. In cima, mettiamo questo più corto e continuiamo fino alla fine. Ora arrivati alla fine.